Appuntamento con la finale playoff rimandato. Niente da fare per la Tecno Switch Luvo che in gara 3 cade al cospetto di Montecatini per 88 a 59. Passivo pesante per Jackson e compagni, costretti a rincorrere per tutta la gara senza mai riuscire a mettere in discussione il risultato come nelle prime due uscite. Biancazzurri condizionati anche da qualche acciacco. Dopo le fatiche del Palacolombo, infatti, la squadra è apparsa in riserva. Coach Raiola, però, non cerca scuse. Punteggio la dice abbastanza chiaro, siamo rimasti a contatto nel primo tempo, nonostante non abbiamo giocato, non avessimo giocato un grande primo tempo e speravamo di partire in maniera diversa nel terzo quarto. Purtroppo questo non è accaduto, siamo andati quasi subito sotto di 20 e poi in una partita del genere per noi è stato molto difficile recuperare, quindi sapevamo che venire a Montecatini non era affatto facile, cioè non, sicuramente vincere non sarebbe stato facile. Naturalmente non ci aspettavamo un divario del genere, però devo dire che abbiamo avuto anche qualche problemino con Contento e Gersetti che non abbiamo potuto utilizzare nel secondo tempo, quindi merito di Montecatini. Siamo 2-1, sappiamo che la serie è lunga. Il capolinea intanto si intravede solo in lontananza e gara 4, in programma domenica 26 maggio, sempre a Montecatini, sarà decisiva in un senso o nell'altro. Ruvo spera di chiudere i giochi in anticipo, ma dovrà scavare a fondo per trovare la brillantezza dei giorni migliori. In caso di sconfitta, i biancazzurri avranno comunque il fattore campo a favore in gara 5. Nel primo tempo possiamo parlarne, nel senso che potevamo finire meno 8 invece che meno 11, è logico che poi con il divario che ci stava nel secondo tempo è meglio che torniamo più preparati per gara 4, sapendo, lo sappiamo che Montecatini ha questa fisicità, ha questa capacità di cambiare e metterci le mani addosso sia sugli esterni che nei lunghi, dobbiamo essere più bravi noi a gestire meglio entrambi i mismatch, come abbiamo fatto comunque nelle prime due partite.